Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. Secondo l'ultimo bollettino Covid-19 in Italia si registrano 8.824 nuovi casi, del più 0,4% rispetto al giorno precedente, cui erano stati registrati 12.545 casi. Di questi sono 2.482 quelli identificati attraverso i test rapidi inseriti però nel bollettino del 15 gennaio. I decessi della giornata di ieri sono 377, lo 0,5% in più, per un totale vittime di 82.544 unità. Le persone guarite sono oltre 1 milione complessivamente, 14.763 quelle uscite ieri dall'incubo Covid-19, più 0,8% rispetto alla giornata precedente. Gli attualmente positivi risultano essere in totale 547.058, pari a meno 6.316 rispetto alla giornata precedente, 1,4% invece in meno. Il tasso di positività che si attesta al 5,6%, vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 5 sono risultati positivi. La giornata precedente invece si attestava al 5,9%. Scendono anche i contagi Covid-19 dell'ultimo bollettino anche in Campania. Secondo il consueto appunto bollettino dell'unità di crisi della Protezione Civile Regionale, sono 714 positivi della giornata di ieri, di cui 26 identificati attraverso i test antigenici rapidi, di cui asintomatici 613 e sintomatici 75. I tamponi del giorno sono stati 7.758, di cui 232 antigenici, per un totale positivi di 207.863, di cui 156 antigenici, di un totale tamponi di oltre 2 milioni da inizio pandemia. I deceduti sono stati 25, di cui 6 nelle 48 ore precedenti e 19 nelle giornate precedenti, ma registrati solamente ieri. I guariti 1.138, per un totale di oltre 130.000. Il report posti letto invece su base regionale recita: quelli disponibili in terapia intensiva 656, quelli occupati 94, mentre per quanto riguarda la degenza sono 3.160, di cui occupati 1.448. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato nell'Aula della Camera per le comunicazioni sulla situazione politica determinata dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva. Andiamo ad ascoltare un estratto delle sue parole. Grazie signor Presidente e ringrazio tutti i deputati, le deputate che sono intervenuti, che hanno fatto interventi anche molto articolati per alimentare il dibattito e ovviamente commentare le comunicazioni che ho riassunto questa mattina. Ho visto anche che da qualche intervento c'è stato qualche notazione, è emersa qualche notazione critica per quanto riguarda l'appello che io ho rivolto. Io devo dire che è un appello molto chiaro, è un appello molto nitido. C'è un progetto politico ben preciso, è un progetto politico ben articolato, è un progetto che mira a rendere il nostro paese più moderno, è un progetto che mira a completare anche tante riforme, tanti interventi che abbiamo già messo in cantiere. Abbiamo bisogno di offrire ai nostri cittadini di realizzare la transizione verde. Abbiamo bisogno di perseguire la transizione digitale, abbiamo bisogno di affrontare oggi più che mai tutte quelle diseguaglianze vecchie e anche quelle nuove, perché questa pandemia lo stiamo sperimentando tutti insieme, sta creando nuove diseguaglianze, sta ridisegnando le vecchie, sta trasformando anche i rapporti tradizionali, sociali, e sta creando nuove diseguaglianze. Quindi oggi abbiamo una società che rischia di uscire da questa pandemia con forti diseguaglianze di genere ancora più accentuate, generazionali ancora più accentuate, territoriali e così via. Ecco che la nostra capacità, la forza di questo progetto, la prospettiva di questo progetto è lavorare in questa direzione. E non bisogna avere timori e nessuna timidezza. Quando si ragiona con sguardo chiaro, con prospettiva certa.
Intanto, a seguito delle parole del nostro Premier Giuseppe Conte, il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto ha confermato che nessun deputato del partito voterà la fiducia al Presidente del Consiglio, il tutto aggiungendo però che Forza Italia potrebbe votare provvedimenti necessari e ritenuti giusti, come ad esempio per lo scostamento di bilancio. L'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha comunicato che la Pfizer ha ridotto di circa 165.000 dosi il nuovo invio dei vaccini. Questa decisione, assunta a detta di Arcuri in modo unilaterale, crea più di qualche problema nella simmetria tra le nostre regioni. Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta sono infatti le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione. I primi disagi già ci sono in Sardegna. La Pfizer infatti ha dimezzato le dosi di vaccino contro il coronavirus destinati alla suddetta regione, la quale ha dovuto sospendere la campagna vaccinale, finora limitata agli operatori sanitari, residenti e personale delle RSA. Sono poco più di 7.000 le dosi che dovrebbero invece arrivare nella giornata di oggi, invece che oltre 14.000. Abbiamo dovuto sospendere la campagna vaccinale così come è stata programmata. Somministreremo solo le seconde dosi, ha spiegato all'AGI l'assessore regionale della sanità Mario Nieddu. Procida è stata nominata capitale italiana della cultura per il 2022, una bellissima soddisfazione per l'isola napoletana che ha trionfato nella finalissima. Arrivano anche le parole di grande gioia da parte del primo cittadino Dino Ambrosino. È un'enorme gioia, Procida è metafora di tante comunità che hanno riscoperto entusiasmo ed orgoglio per i propri territori e vogliono riscattare le proprie terre. Siamo certi che la cultura possa essere un detentore del piano strategico di rilancio del nostro paese. È un'occasione straordinaria per una piccola isola. Lavoreremo sodo per rendere l'Italia orgogliosa di questa scelta. Era in un appartamento di Napoli il Salvator Mundi, dipinto di scuola leonardesca di ingente valore risalente al XV secolo e facente parte di una collezione custodita presso il Museo Doma della Basilica di San Domenico Maggiore del capoluogo partenopeo, tornato oggi nella cappella Muscettola, dalla quale era stato trafugato. A trovarlo sono stati gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile durante un'indagine che li ha portati in via Strada Provinciale delle Brecce. Il proprietario dell'appartamento dove il quadro è stato trovato, un 36enne, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di ricettazione. L'ultimo bollettino pandemico diramato dall'ASL di Caserta nella giornata di ieri, lunedì 18 gennaio, recita 115 nuovi positivi al tampone molecolare, a cui si aggiungono 244 persone guarite e 9 deceduti. I tamponi processati sono stati 844 per un tasso di positività pari al 13,6%. La città che fa registrare attualmente il maggior numero di positivi è Maddaloni con 266, seguito da Mondragone con 205 e Marcianise con 183. Intanto prosegue incessante la campagna di vaccinazione a Caserta. Gli ultimi dati sul punto sono stati forniti dall'ASL. Con riferimento al pomeriggio del 18 gennaio sono state 15.254 le dosi di vaccino somministrate, ma la regione Campania ha confermato che continueranno le operazioni nei prossimi giorni, nonostante i rallentamenti dovuti alle decisioni della Pfizer. Dopo la grande vittoria casalinga ai danni della Fiorentina per 6-0 nel match di domenica, in casa il Napoli prepara la super sfida di domani in Supercoppa contro la Juventus al Mapei alle ore 21. Gli azzurri valutano le condizioni di Petagna, uscito acciaccato per un problema al polpaccio dal match contro la Viola. Mertens non è ancora al top perché la caviglia dà ancora fastidio. Gattuso valuta infatti l'inserimento di Lozano come falso 9, con Zielinski alle spalle e Insigne e Politano ai lati. A centrocampo ci saranno le conferme di Bakayoko e Demme, in difesa confermatissima anche la coppia Manolas-Koulibaly, in porta ancora Ospina. Nei bianconeri scelte quasi obbligate per Pirlo, in attacco CR7 con Morata, a centrocampo Bentancur, sicuro di una maglia titolare con Chiesa e McKennie, da valutare il quarto. In difesa verso la conferma c'è Chiellini dal primo minuto al fianco di Bonucci. Capitolo mercato, in casa Napoli sfuma la pista che porta a del Barcellona per la fascia mancina, mentre rimane in piedi l'ipotesi di prestito per Emerson Palmieri. Milik ormai a un passo dal Marsiglia, ancora incerta la situazione, ma qui. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.